Sì, dillo. Cosa ti dice? Cosa ti arriva in mente? Quanti anni fa? Adesso facciamo una cosa, Naina, mi senti? Mi sentite? Flavia, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Adesso, Naina, facciamo una cosa. Io conto da 1 a 3. Quando io avrò detto 3, nella tua mente apparirà il ricordo di una vita passata in cui tu hai conosciuto questa persona. 1. 2, 3. Adesso guarda bene il posto dove sei, quello che ti viene in mente. Intanto dimmi se è giorno Giorno. o notte. La giornata è bella o brutta, c'è il sole o piove o è nuvoloso. Nuvoloso, ma c'è un po' di sole. Fa caldo o freddo? Si sta bene. Quanti anni hai? Ma io mi vedo come sono ora. Ah, come si ora? Mi vedo così. Dove vivi? Che posto è? Un ospedale. Un ospedale? Sono in un ospedale. E tu quanti anni hai? Esattamente. Come? Questa età. Questa età. Questa età. Cerca questo spirito in questo ospedale. In che corpo è? Dove lo vedi? Sì. Un corpo umano. Dove esattamente? In un lettino, da qualche altra parte? Dove lo vedi? In un letto. In un letto. Più o meno quanti anni ha? 14. 14 anni. Cerca un calendario in quell'ospedale. Cercalo e dimmi l'anno che vedi scritto sul calendario. Cercalo in tutte le stanze, fin quando non ne trovi uno. Tu sei spirito, puoi volare, trapassare i muri, fare quello che vuoi.1997. 1997. La città in cui ti trovi, questo ospedale, in che città si trova? Non lo so. Come si chiama questo bambino di 14 anni su quel letto? Vedi se c'è una cartella clinica attaccata vicino al letto, un grafico o qualcosa, un informe clinico. Oppure chiedilo a un infermiere che passa da lì. Tu sei spirito, puoi collegarti e comunicare telepaticamente con chiunque, con chi vuoi. Cerca il suo. Scusa? Antonio. Antonio. Chi te l'ha detto? Lui o qualcuno a cui hai chiesto telepaticamente? Non lo so. Va bene, Antonio. Di Antonio, cosa lo lega ancora a questa terra, a questa vita terrestre? Perché non è andato via in una dimensione completamente diversa da questa terrestre a cui deve andare? Cos'è che lo trattiene? La rabbia. La rabbia. Bene. Mi sembra
Giusto, perché la rabbia è qualcosa che ti attacca alla materia, a questa terra, come un peso, un macigno legato alle caviglie, che ti porta sempre più in profondità sott'acqua. La rabbia verso cosa? Verso la vita ingiusta. Sì, La vita ingiusta perché sei andato a 14 anni? no, perché è la vita che ho vissuto fino a 14 anni è stata ingiusta. Quindi tutta la sua vita, fino ai 14 anni, per lui è stata ingiusta. Sì. Perché per lui è stata ingiusta? Cosa è successo che glielo fa pensare? È stato preso in giro Da chi? da tutti, Tutti chi? Genitori, fratelli, amici, amici, da chi? da amici. Ma dalla sua famiglia? O da qualcuno della sua famiglia? Tutti? Vabbè, allora scusa. Preso in giro per cosa? Che non capisco. Non lo so. Chiediglielo, telepaticamente. Non ci riesco. Non ci riesci. Facciamo una cosa, io mi assento 30 secondi. In questo momento, Maena, in questi 30 secondi, tu connettiti con lui telepaticamente, nella maniera più forte che puoi. Quando ritornerò, io voglio usare te come strumento per parlare direttamente con lui, in prima persona. 30 secondi a partire da ora. Maena, adesso voglio che fai da interprete tra me e lui. Io parlerò direttamente con lui attraverso te. Parleremo in prima persona. Antonio, mi senti? Tu parlami come se fossi lui. Tutto quello che ti arriva in mente me lo dici come se fossi lui. Mi senti Antonio? Sì. Antonio,
Chi è che ti prendeva in giro nella tua ultima vita? Qualcuno della tua famiglia? No. Chi? Altre persone. Altre persone. Per cosa ti prendevano in giro? Per tutto. Per tutto. Può essere un po' più preciso? In questo momento tu sei felice o triste? Triste. Sai perché lo sapevo? Perché sei ancora qui, su questa terra. Non ti si sente? Io già sapevo, Antonio, che tu eri triste. Lo sapevo perché sei ancora qui, in questa terra, e hai bisogno di attaccarti a un corpo umano per nutrirti e sopravvivere. Ed è triste. È triste anche perché non è il tuo posto, non è il luogo dove devi stare adesso. Il tuo luogo è un altro. Il luogo dove devi stare è un luogo dove tu sarai felice. Vorresti andare Sì. lì? Sai come fare? O vuoi che te lo dica io? Quello che devi fare è perdonare tutte queste persone che ti hanno preso in giro e cancellare tutta la rabbia che c'è dentro di te. Non appena l'hai fatto, ti dirò cosa devi fare per andare verso la felicità. Adesso perdona tutte queste persone, tutte, una per una, perdonale. E butta via tutta la rabbia che c'era dentro di te. Fallo Antonio. E quando hai finito di farlo, mi avvisi. Così posso condurti verso la porta della felicità. Della tua felicità. Mentre lo fai, raccontami cosa succede, cosa vedi, cosa visualizzi. Le persone davanti a me. Sì, e cosa vedi, esattamente? Io le perdono. E mentre le perdoni, tu come ti senti? Felice. Bene. E adesso, mentre le perdoni e mentre cominci a sentirti felice, guardati attorno, guarda in alto, dimmi se vedi una luce. Sì, la sola. Dov'è questa luce? Dov'è la luce? Dove la vedi? In alto. In alto. Adesso sai cosa devi fare, Antonio? Dirigiti verso questa luce. Vai lì. Sei? Stai andando? Antonio, dimmi se stai andando nella luce o se sei già lì. E Sto mentre ci vai, cosa vedi nella luce? Raccontami cosa vedi in quella luce. Vedi qualcuno che ti accoglie? No. Cosa vedi? Dimmelo. Vedo un prato. Cosa? Un prato. Un prato? E io Bellissimo. verso la luce.
Vai lì, corri, corri verso la luce, dai. E appena sei lì, avvertimi. Così ti dico cosa devi fare. Ci sono. Bene. E adesso lì in questa luce dimmi come ti senti. Bene. E dimmi in questa luce, guardati intorno, dimmi chi c'è che sta lì pronto ad accoglierti tra le sue braccia. Chi vedi? Mia madre. Tua madre, che bello. E poi? Mio padre. Tuo padre, che bellissimo, stupendo. Chi altri? Tanta altra gente. Tanta altra gente. Ti senti bene lì? Sei felice finalmente? Adesso dimmi una cosa prima di lasciarti, prima di salutarci. Perché hai scelto Maela come rifugio sul piano terrestre? Perché era buona. Ah, perché era buona. Bello. E cosa cercavi lei? Di cosa ti nutrivi in lei? Come? Del suo amore. Nel suo amore. Senti, hai che tipo di fastidi fisici o psicologici hai provocato in Maela? Quando stavi con lei. Che Nessuno. Adesso guarda dentro il corpo di Maela e dimmi se c'è qualche spirito che come te non sa cosa fare, non sa dove andare e preferisce stare con Maela. Sì. Quanti ce ne sono? Qualcuno. Uno soltanto? No, di più. Quanti? Qualcuno. Ah, qualcuno. Quanti sono? Due. Tre? Due? Due o tre? Questi spiriti stanno tutti insieme o sono messi in parti diverse del corpo di Maya? Passano tutti insieme. Esattamente dove? In che punto del corpo di Maela si trova? Al Al centro. centro, cioè nello stomaco? Nel cuore? Dove? Non ti si sente? Al centro esattamente dove? Cuore, stomaco, che punto? Tra il cuore e lo stomaco. Nel cuore e nello stomaco? Nell'addome, diciamo, Sì. Plesso solare. no? Nel plesso solare. Sono tre spiriti? Riesci a individuarli? Sono tre. Sono tre. Adesso ti chiedo di chiamare questi spiriti con te e indicargli la via che poco fa si è aperta per te. Ti chiedo di porgergli la tua mano per portarli con te verso la luce. Puoi farlo, Antonio? Certo. Mentre lo fai, raccontami cosa succede, raccontami cosa vedi. Siamo in fila, mano nella mano, andiamo. Ottimo, quando sono tutti quanti lì con te e sono completamente andati via dal corpo di Maela, mi avvisi e continuiamo questo processo. Andate. Adesso ti chiedo un altro favore. Ti chiedo di guardare ancora una volta il corpo di Maela, dalla testa fino ai piedi, per vedere se è completamente pulito o se ancora c'è qualche spiritello che ha bisogno di aiuto. Pulito. È pulito. Bene. Quindi adesso ti salutiamo, salutiamo anche gli altri tre spiriti che erano con Maela. Vi auguriamo tranquillità, pace e amore per sempre. Andate in pace. Adesso, Maela, io parlo direttamente con te.
Stacchiamoci da loro, lasciamoli in quella dimensione, lasciamoli nel loro processo. Loro già non sono e non stanno più con te. Quando ti sei disconnessa me lo dici, Maela. Adesso E adesso tu, Maela, personalmente.